Benvenuti a Impariamo Arduino Live. Buonasera, buonasera. C'era una domanda di concetto G che poi adesso la andiamo a leggere perché è la domanda tecnica della serata e quindi è giusto che andiamo a leggerla. Comunque, buonasera a tutti, grazie per essere qui ragazzi, salutiamoli in modo molto caloroso come facciamo di solito. Ciao Fabrizio Vignolini, Pierluigi Luciano, Gigi, ciao, buonasera, Concetto G, dove sta Zio Beat, Luca Cerato, Massimo Tosi, Pier, buonasera a tutti ragazzi, siete sempre qui, no, filo numerosi, connesso, no? Filo connesso, ciao Stefano Poggi. Ciao ragazzi, grazie per essere qui e buonasera a tutti. E soprattutto Zio Beat c'ha ragione. E io è da un po' che te lo sto dicendo. No, quella sigla là è troppo porno, quindi non è possibile cambiarla. Quella è proprio una roba così. Chi ama tipo i Late Show, no, anni 50 no, però qualche cosa del più recente, però sicuramente la capirà meglio. Allora, intanto... Sì, ho capito, intanto... ma io la piccerei leggermente più alta, Ok, la buttiamo proprio Sì, ok, va bene. Mettiamo il volume a palla, così almeno si spaccano... No, picciare è un'altra cosa. E se io faccio il pitch del volume succede che aumento. Che vuoi? Che no, intendi? Il pitch non è... aspetta, com'era la definizione tecnica? La distorsione della voce? O mi sto sbagliando io? Potrebbe? Vabbè, no, dai. Non mi pare. Vabbè, comunque in ogni caso... In ogni caso, ragazzi, quella sigla lì, come dissi già un tempo, è una sigla non temporanea, però che comunque sia va sempre migliorata. Il problema principale è avere il tempo di migliorare la sigla, che per fare quella roba là ci vogliono 3-4 giorni di lavoro, quindi non è una roba tanto per... Ok, comunque, rispondiamo alla risposta di Concetto G, che dice che sprintf, sprintf, cos'è la F con lo sprint? Sì, esatto, hai proprio colto la funzionalità di sprintf. Ora andiamo a vedere comunque, che S dovrebbe stare per string, però andiamo a vederla. E io stavo per dire ragazzi, S, stava per un'altra cosa che inizia con S, per scemo. Meno lettere. Ah, ok, va bene. Quella S e poi è una funzione trunz. STR trunz, ecco. allora ragazzi, stasera vediamo printf ed sprintf. La nostra intelligenza artificiale adesso metterà introduzione. Aspetta, che mi ha perso prima quando stavo di coso. Vedi? Brava intelligenza artificiale, ottimo lavoro. Allora, ragazzi, che cosa sono queste due funzioni? Sono due funzioni che ci permettono di, in primis, concatenare delle variabili di qualsiasi tipo. Adesso andiamo a vedere come. E in secondis possiamo andare a fare, diciamo, la stampa
di questa stringa concatenata sulla nostra seriale. C'è un escamotage per utilizzare il printf sulla RP2040 Connect, però comunque sì, andiamo a vederlo. Su invece non sulle... si usa direttamente. No, perché praticamente noi abbiamo sostanzialmente sulla seriale dove in realtà scrive printf, sostanzialmente ci scrive anche embedOS. Quindi se noi ci agganciamo a quella seriale che è ok, quindi in realtà noi stiamo scrivendo su, se noi utilizziamo printf di default, sostanzialmente andiamo a vedere che non produce niente, perché non, no, in realtà dobbiamo reindirizzare l'output della, della printf, lo dobbiamo reindirizzare sulla seriale che utilizziamo normalmente, quindi serial, ok? Andiamo a vedere come si fa questa cosa. Però prima di andare a vedere, apro un attimino la documentation. Reference. Perché voglio mostrarvi una roba bellina. Allora, C++. Reference. Allora, ragazzi, un attimo. Sì, chi siamo? Questi che chiedono sempre le cose. C++. F. Chi ti chiede cose? Tutta la roba dei cookies e tutto il resto. Ah. Allora, vi condivido lo schermo perché andiamo a vedere intanto come funziona printf. Allora, sostanzialmente abbiamo la possibilità di formattare un messaggio composto da tante informazioni utilizzando dei, io li chiamo marcatori, poi non so se si chiamano specificatori, scusate ragazzi, si chiamano specificatori e vanno sostanzialmente indicati nell'argomento di printf. Adesso poi nel codice andiamo a vedere, aumento un altro po', così si vede, no? Sì. E questi specificatori sostanzialmente sono questi. Vengono preceduti dal simbolo della percentuale e in base al valore, al tipo di valore che dobbiamo scrivere all'interno della nostra ovviamente stringa, andiamo a cambiare lo specificatore. La cosa interessante è che questa cosa qua funziona sia su sprintf sia su printf. E poi andremo a vedere che ci sono altre funzioni della famiglia printf, ma non le facciamo stasera, che permettono appunto di scrivere anche nei file. Si chiamano fprintf, per esempio. Sono tutta una serie di funzioni che permettono appunto di prima concatenare le stringhe, cioè concatenare i valori in modo tale che possiamo utilizzare vari tipi di variabili, e poi posta questa stringa la possiamo visualizzare o scrivere su un file, eccetera eccetera. Quindi è molto utile piuttosto di fare quella roba che si fa con serial print più string, più devi andare pure a fare il cast delle variabili e quindi trasformarle in stringa, perché altrimenti non possono essere sommate tra loro, no? Perché abbiamo già visto che su serial print, se noi usiamo una stringa, poi facciamo più una variabile decimale, una variabile intera, per esempio, il compilatore ci fa errore perché ci dice: guarda, che tu non puoi sommare una stringa con un valore, perché al momento in cui in quella circostanza c'è un valore numerico, il nostro compilatore vede tutto come una somma, e quindi ovviamente quel discorso là ci rompe un po' le scatole. Un'altra cosa è sull'utilizzo della RAM.
usare string più, string più, string più, string più, praticamente ci aumenta la memoria, cioè accumula roba sulla memoria RAM che in realtà potremmo pure risparmiarcela. Quindi la cosa migliore da fare è magari utilizzare sprintf, che sprintf ci permette di andare a creare un messaggio composto da vari valori, e questo messaggio poi lo possiamo inserire dentro a un buffer di char. Quindi facciamo il nostro array di char e inseriamo questo messaggio composto da vari valori all'interno di questo buffer. Poi lo andiamo a vedere, non è niente di complicato. Qui ci va a indicare appunto, no vabbè, a noi è complicato, noi distruggiamo tutto, facciamo esplodere tutto, le cose che dovrebbero funzionare non funzionano, ecco, esatto. Ma come, giusto, quindi praticamente giusto. quindi praticamente in base al valore che gli diamo in pasto a questa funzione dobbiamo ovviamente cambiare il tipo, no? Vedi, qui possiamo utilizzare, noi consideriamo che questi specificatori qua sono sempre e comunque preceduti da una percentuale. Quindi adesso poi andremo a vedere nel corso delle puntate che ovviamente possiamo fare pure altra roba, cioè nel senso, questo è molto complesso, però al di là del fatto adesso utilizziamo, intanto facciamo le basi e vediamo come funziona. Quindi praticamente dobbiamo stampare un int, dobbiamo utilizzare in realtà un byte, in realtà, perché un int, già con un int qua non c'entriamo, cioè se noi utilizzassimo un int 1000, questo non è buono più per stampare 1000. Non possiamo utilizzare percentuale D o percentuale I, ma dobbiamo utilizzare percentuale U, ok? Che è un unsigned decimal integer, quindi è un valore decimale intero senza segno. L'ottale, come abbiamo visto prima, l'esadecimale, insomma, comunque poi float pure, poi ci sono tipo i long unsigned, long decimal, insomma questa roba poi non la vediamo perché qua non è indicata, però si può fare. Ah no, eccola, scusate, è indicata, eccola qui. Quindi praticamente vedete che c'è pure la possibilità di fare un signed char, uno short int, un long int, un long long int. Insomma, comunque, in base poi al tipo di valore che dobbiamo andare a stampare, possiamo utilizzarli questi qua e ci possono essere utili per risolverci un po' di problemi. Allora, c'è l'escamotage per utilizzare sta roba sulla RP2040, perché come abbiamo detto, quindi il nostro printf o il nostro SR, il nostro printf in realtà, perché è l'unico modo per vedere, cioè pure con serial println possiamo vedere il risultato di sprintf. Però se volessimo utilizzare printf, dobbiamo utilizzare questo escamotage che ci permette di fare il redirect dell'output di embedOS, diciamo così, sulla nostra seriale. Quindi usiamo questa macro redirect st di out to, e qui ci mettiamo serial, ok? Senza punto e virgola, è una macro fatta così, senza punto e virgola. Il punto e virgola è già incluso nella macro, in realtà. Poi le macro le andiamo a... Sì, esatto. Le macro le andiamo a vedere perché sono molto interessanti. Con define possiamo fare delle finte funzioni che fanno roba strana. Cioè, fanno roba strana. In realtà fanno le cose che gli diciamo. Allora, roba poi... strana. se le facciamo noi è roba strana, sicuro. 115.200, usiamo sta roba qua. E vabbè, il while non lo utilizziamo stasera perché utilizzeremo il loop per fare queste cose. E praticamente iniziamo dalle cose semplici. Come si usa printf?
printf è identico uguale a utilizzare serial println. L'unica cosa è che serial println ha già incluso il segno di mandata a capo. Aspettate ragazzi, che vedo di ingrandire un pochino. Sì. Su printf non possiamo su printf non possiamo utilizzare, cioè non c'è un segno di mandata a capo, non c'è un printf già con la mandata a capo, ma dobbiamo utilizzare per forza la mandata a capo insieme al printf. Quindi slash, facciamo l'escape di n, quindi slash n, ok? Backslash n, ok? In questo modo che fa? Scrive ciao e manda a capo. Intanto proviamo questo e poi andiamo avanti con le potenzialità, perché comunque sia così non stiamo facendo niente. In realtà per fare sta roba possiamo utilizzare un serial print classico. Okay. Vabbè dai, printf sono meno lettere. Sì, printf sono proprio devo trovare un punto. Esatto. Sicuramente ci... però non è quello il punto a favore del printf. Adesso andiamo a vederlo. Anzi, in realtà era meglio che salvavo. Vabbè, salviamo, speriamo che non si inchioda niente. Ok, e infatti apriamo il monitor seriale, ci accorgiamo che lui scrive ciao, ok? E tipo se avessimo utilizzato appunto la serial print ln, però l'abbiamo scritta in questo modo. A che serve sta roba però? Perché così non è... cioè alla fine non serve a niente. Inizia a servire quando noi abbiamo, per esempio, una variabile, valore sì, 30, ok? E iniziamo a fare le composizioni di questa stringa. Quindi facciamo virgola valore, dopo ciao o prima di ciao possiamo mettere il nostro specificatore, b, ok? Come abbiamo visto. Notate che noi stiamo formattando... questo, diciamo, questo messaggio, e in base a dove mettiamo D, ovviamente valore compare sulla posizione dove mettiamo D. Però come fa a sapere dove posizionarsi? Il discorso è che printf e sprintf, che andiamo a vedere tra poco, sono entrambi, praticamente vedono l'ordine in cui mettiamo questi valori qua. Se noi mettiamo un'altra variabile, no? Variabile 2, per esempio, facciamo un altro int variabile 2 uguale 100, ok? Quindi se io volessi scrivere la variabile 2 con uno spazio e poi qui a fianco scriverà, in questo caso scriverà 30 100 e poi ciao e manda a capo. Se io volessi scrivere questo 100, lo volessi scrivere dopo ciao, lo posso fare, però devo spostare ovviamente lo specificatore di dopo ciao. Quindi, ma che se succede? Tu vorresti fare una domanda, se tu vorresti fare prima 100 e dopo 30, dovresti scambiare due dietro, valore variabile 2, devi scambiare questi qua. Devi scambiare questo, metterlo qua, e questo dopo la virgola. Occhio, questa roba qua funziona all'infinito, cioè voi potete mettere tante variabili qui, ok? In base poi alle variabili che mettete, cambiate lo specificatore all'interno della stringa, ok? Quindi adesso Valerio ha detto, ok, mettiamo 100, in realtà l'ho messo io, però ha fatto l'esempio. Se io volessi spostare 100 volessi metterlo prima di ciao, faccio questa cosa qua, inverto i valori delle variabili, togliamo la virgola finale. Quindi che succede adesso? Scriverà 100, ciao, 30 e manda a capo. Proviamolo, salviamo pure. Quasi una figata. E è molto comodo, questo è potente. Dovrebbe funzionare su tutte le piattaforme, non sono sicuro, però dovrebbe funzionare sugli SP, sull'Arduino 1, eccetera eccetera. Come vedete fa 100, ciao 30 e manda a capo, ovviamente, ok?
Allora, mettiamo il caso che io volessi mettere tipo una stringa. Non ho provato con le stringhe di Arduino, però io di solito utilizzo i char qua, perché sono più comodi. Char, per esempio, voglio scrivere... Ciao Vincenzo. Ciao, buonasera Vincenzo, buonasera. E, volessi scrivere nome, facciamo un char di, boh, non lo so, 10, uguale Mirko, ok? Quindi noi adesso abbiamo fatto un char con il nome mio, dove lo vogliamo mettere? Lo vogliamo mettere prima del 100, quindi facciamo percentuale S, spazio, ma io ho messo spazio, però se lo mettete attaccato comparirà Mirko 100, cioè tutto attaccato, no? Ok. Se l'ho messo davanti e lo voglio riempire davanti, quindi devo per forza di cose mettere la mia variabile nome qua davanti. Se io mettessi la variabile numerica al posto del nome, il compilatore me lo dice: guarda, stai utilizzando una variabile che non è congrua con lo specificatore che hai impostato. Quindi, che ne so, se metti un int al posto di una stringa, lui te lo dice, ti dice: guarda, stai cercando di stampare un int al posto di una stringa. Ok? Praticamente dice: ma che stai a combinare? Esatto, allora possiamo pure vedere l'errore che tira fuori, perché potrebbe essere comodo da debuggare. Ok, vedete? Mirko 100, ciao 30. Okay. È molto comoda sta cosa, perché in questo modo non utilizzate tutta quella marea de più stringhe, roba varia, che è una rottura di scatole. Ho capito, io farò insultare. Vai, fatti insultare, vai. Mo se mi parlai di Arduino. Vabbè, tu continua, mo poi... Ok, allora, facciamo conto che noi siamo degli sprovveduti e facciamo la cosa contraria. Nel senso che mettiamo variabile 2 qua e mettiamo nome da quest'altra parte, ok? Facciamo il caricamento e boom, è uscito un warning lì. Adesso vediamo pure il risultato di quello che abbiamo fatto. Perché è così lento il caricamento del live? Qua sta uscendo roba strana. Sta uscendo roba strana. RPI, trading, LTD. Esatto, perché è andato in crisi qualcosa, perché noi stiamo facendo della roba che il compilatore ci ha detto, guarda, il compilatore l'ha compilato uguale, però ha detto, guarda che stai facendo, warning, format S... è una roba string. Aspettate, ragazzi. Sì, ma io vorrei sapere che è andato a trovare, bro. Quella è la cosa che mi... Ha crashato il processore da quella parte. E invece, l'argomento 2 è di tipo int. Tu stai praticamente forzando una string, che è char, ovviamente, e niente, gli stai scrivendo, sta parlando della, sì, esatto, della prima, però l'argomento 2 sostanzialmente è un int, quindi anche perché gli argomenti della printf partono dalla stringa, no? Dalla stringa che stai componendo, quindi questo è l'argomento 1, questo è l'argomento 2, ok? Ecco perché dice argomento 2 è un int. Ma la stessa cosa fa pure di qua, no? Vedete? Dice lo stesso errore, perché io ho invertito e ovviamente la cosa vale pure per l'altra parte, no? Dice che praticamente qui lo specificatore è un int, ok? Ma l'argomento 3 è un char e tu stai facendo una roba che non funziona, ok? Quindi torniamo a quello che era l'origine. Variabile 2 e andiamo a ricaricare. Ovviamente il warning è sparito, quindi è molto comodo sapere perché fa quell'errore lì.
perché mi è capitato spesso di mettere uno specificatore diverso rispetto al valore che gli ho attribuito. Per esempio, mi è capitato questa cosa qua. Ho un unsigned long con valore long con un, che ne so, 30.000 per esempio, vado a cambiare questo qua e gli metto valore long. Ricordate che qua abbiamo un decimale, un intero comunque. Quindi andiamo a ricaricare e vedete che è riuscito un warning che ci dice mi è capitato spesso sta cosa, Mirko ha crashato proprio completamente o sono crashato io, ragazzi? Credo che sia crashato Mirko. Battete in colpo, per favore. Non sono crashato io. Ok, Mirko che è crashato, abbiamo capito. Bene, allora, visto che lui sta facendo vedere come si scrive il codice corretto, a sto punto faccio vedere come si scrive il codice non corretto, logicamente. Allora, vediamo un po' se ci riesco. Infatti è crashato. Ecco qua. Allora, questa è la maniera sbagliata. È passato l'angioletto, zio Bit c'ha ragione. Questo è un codice di un contatore che ho fatto, che scrive su seriale, e logicamente non mi sono regolato con string. Adesso anche Valerio, sono crashato anch'io. Il compilatore lo ha avvisato, è bellissimo. Aspettate che zoom un po'. Allora, questo qui è come non si scrive. Logicamente io, essendo uno poco impraticato, ho scritto tutta sta caterba di roba. E non è che sia finita qui. Quindi voi immaginate che un ESP di quelli che uso io, il Wemos di Uno Mini, lo regge, pare che non si blocca, quindi mi potrei ritenere fortunato. Il printf ha funzionato, sì, Massimo. E forse sta rientrando? Ha dato un messaggio? No, neanche per il pif. Molto probabilmente sta riavviando il computer. E comunque sì, anch'io stasera c'ho un po' di problemi di connessione, perché vedo che sta per saltare. Allora, ragazzuoli, io sto finendo di ultimare il PC nuovo, quindi nel prossimo buco live, ormai li chiamo buco live, quando la live fa buca, probabile che uscirà un mio video, non sarà in live, sarà registrato, mo dovete bene come fa, perché ancora non... è facile che mi parte qualche virgola veneta, quindi preferisco evitare di fare un video in live, almeno per adesso. Eccolo, è tornato. Raga, oggi è mercoledì, la maledizione del mercoledì che si impalla Linux è tornata. Mo ci stanno 10.500. Vincenzo dice il compilatore lo ha avvisato. Infatti è quello il problema, ragazzi. Io adesso invece riapro io, invece stavo facendo vedere come non si scrive il codice. Ah, ok, che è una cosa molto buona. E tu fai l'esempio su come si scrive e io faccio l'esempio su come non si scrive. Esatto. E alla fine vai meglio tu che io. almeno mi ha crashato. Allora, stavo dicendo ai ragazzi
che molto probabilmente entro la settimana dovrei finire di montare il computer e fare la registrazione del video di Discord e tutte le varie piattaforme. Okay. Farò Discord, Telegram e basta, perché quelli sono quelli che usiamo. E ci stavo dicendo che non sarà in live, bensì sarà registrata. Ma vediamo un po' come organizzarci, perché mi parte, se mi parte la virgola veneta, ci chiudono il canale. Ok, va benissimo. Allora aspettate ragazzi, intanto che io riapro l'esempio che stavo... Ok, ce l'ho. Dopo mesi che non si verificava questo blocco, adesso è tornato. Ma lo sai perché è tornato? Perché non che è, noi non abbiamo... Non abbiamo salutato Salvo Imprevisto. Vedi? Capisci? Che poi in realtà, ragazzi, succede pure una cosa strana. Quando succede sta roba, mi si resettano tutte le impostazioni. Schermo, la qualità della webcam, tutto. Devo rimettere pure a posto tutto prima di rientrare. Fuori il microfono. Comunque, ragazzi, non lo so, spero di no. Come si sente? No, mi sembra che si sente uguale, però era giusto per farti andare un po' da... Porco cane, non mi fa pigliare i colpi. E adesso, quindi stavamo facendo questo robo qua. Problemi? Ah, ok, perché non è selezionato l'Arduino, giusto? Deve essere l'Arduino... Arduino RP2040 Connect. Ok, sempre lo stesso warning. Noi stavamo facendo, stavamo vedendo, ma io spero di no. Mo li metto prima. Dice Salvo, t'abbiamo salutato. Sto giro. Ok, sì. In realtà funziona, anche se ci dice che c'è il warning. Che non è molto chiara la cosa, quindi, sulla documentazione di C++, perché ci dice che prende fino a 367, invece in realtà stampa pure 3000 volendo. Vabbè, comunque, in ogni caso. Ci sta bene. Sì, tornando a noi, gli mettiamo valore, andiamoci a leggere un attimo il warning, giusto per essere sicuri. Che vabbè, ci sta dicendo sostanzialmente la stessa cosa, che noi stiamo utilizzando praticamente D, percentuale D è un int, e noi però l'argomento 4 è un long unsigned int. Vabbè, è la stessa solfa. Comunque sappiate che dovete stare attenti solo allo specificatore, perché in alcuni casi crasha, in altri casi funziona. Allora, su Arduino 1 non funziona, è normale? Nemmeno su USP mi funziona. E ti pare che su USP non funziona? Non lo so, sinceramente, Zio Bit, devo vedere. Io sapevo che comunque sia il porting c'è stato, allora... perché quello è il discorso è... Quando fanno il porting del core, dove c'è pure C++, si portano dentro delle funzioni, poi altre funzioni le tolgono. Però mi sembra che printf è una base che comunque sia su tutti. Dobbiamo vedere poi, magari ci do un'occhiata, perché adesso sul momento non ti saprei dire perché non funziona, non ti stia funzionando. Comunque, ok, abbiamo parlato quindi di printf e abbiamo capito che è molto utile. Ok, se volessimo però utilizzare un buffer su Arduino 1, forse va messo la redirect. Mi sembra strano, Stefano Poggi, perché quella redirect là è per STD out, che dovrebbe essere solo sui processori ARM. Però potrei sbagliarmi, Sto provando, Exit status struct destructor conversion before
Zio Bitto, dobbiamo vederla sta cosa, perché non mi viene in mente niente adesso. Cioè, mi pare che dovrebbe essere compatibile, però non, adesso non ne sono sicuro. Sto provando ad copiare. Ah, ok, scusami Stefano Poggia, hai scritto non va messa, scusami, sono ciecato. In realtà hai scritto non va messa, ok. Comunque ragazzi, allora mettiamo il caso che noi abbiamo un buffer a questo punto, no? Abbiamo un buffer di char, il nostro bufferino lo chiamiamo buffer, ci mettiamo, che ne so, lo facciamo grande 300 in modo tale che sia abbastanza grosso e mettiamo il caso che volessimo fare questo, cioè copiamo questo, anzi tagliamolo proprio e mettiamolo qui. Prima di printf, ok? Dice... No, il puntatore non ci serve. Sì, ma tu hai visto chi l'ha scritto, no? Sì, è scemo. Allora, printf, mettiamo sprintf. Che complimenti da fare a chi ci segue. Sì, vabbè, ma noi ci... scusate, sì, buffer, ok? E poi dopo buffer ci mettiamo quello che abbiamo scritto prima su printf. Sostanzialmente allora, succede che abbiamo sto sprint, siamo messi sprint mo. Dice nel senso di usare buffer invece che buffer, non me ne frega niente, va bene buffer è più bello. Allora sprintf. Sprintf è l'altra funzione che dobbiamo vedere, Valerio. L'abbiamo scritto prima. Sì, no, ma io stavo copiando il codice mentre lo stai. Tu mo l'hai cambiato, l'hai modificato. Ok, io so strano, faccio questo. È malefico. Allora, praticamente che succede? Con sprintf indichiamo prima il buffer nel primo argomento. Nel secondo argomento indichiamo... come deve essere composta la stringa, come stavamo facendo su printf, e dopo il secondo argomento in poi, dal secondo argomento in poi, inseriamo le nostre variabili. Che succede? Stavo vedendo, perché a me non me lo scrive in verde le cose? Poi mi sono ricordato che se non apro le virgolette... Che sei daltonico. Anche. E che fa questa funzione sostanzialmente? Funziona allo stesso modo di printf, l'unica cosa che il nostro messaggio verrà inserito all'interno di buffer, ok? Poi noi dobbiamo stampare buffer, lo possiamo stampare o con printf al valore della riga 18. Ah sì, concetto fatto. Arrivano in ritardo cioè praticamente la trasmissione, quello che scriviamo e diciamo arriva in ritardo e quindi lo vedono in ritardo. Quindi una volta che noi abbiamo fatto sprintf, stiamo sostanzialmente scrivendo questa composizione qua del messaggio all'interno di buffer. Poi possiamo utilizzare o printf per stamparlo, buffer, in questo modo. Quindi praticamente se andiamo a fare il caricamento, speriamo che non si blocca niente. E infatti? No, non si è bloccato niente, me ne accorgo subito perché la musica e le voci cominciano a fare to, 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 si ripetono all'infinito. Vedete ragazzi, stiamo facendo la stessa cosa di prima, però abbiamo sprintf di mezzo che riempie questo buffer e ci possiamo mettere dentro qualsiasi cosa sostanzialmente. E appunto, rispetto al discorso di avere sostanzialmente, cioè noi stiamo riempiendo praticamente un char, abbiamo la possibilità anche di utilizzare un serial print qui. Usiamo un serial print, ci mettiamo buffer dentro e farebbe la stessa cosa, ok? Ci mettiamo un magico float. Sì, mo lo facciamo col float.
tanto non cambia niente, float e basta. E, allora, quindi riapriamo il monitor seriale e vedete che comunque sia anche con serial print non cambia niente, funziona. Alessandro diceva mettiamoci un float, possiamo metterci pure un float, Alessandro, valore float, valore float 4.6, ok, qui ci mettiamo valore float, ok, e scriviamo allora float, quindi posso... percentuale F. Posso confermare che su ESP8266 funziona. Ah, ok, vedi, allora... Metto un attimo in condivisione. Prova ad aggiornare... Zio Bit, aggiorna il core. Aggiorna il core perché secondo me ci manca qualcosa. Ci ho messo un delay immancabile da 1000 e non mi rompere le scatole, però funziona. Sì, ok, va bene. Allora, abbiamo inserito un float. Abbiamo inserito un float. Vabbè, ovviamente qui c'è, c'è tutti i decimali. Mi sembra che per tagliare i decimali dovremmo elencare il numero di decimali davanti, mi sembra. Cioè, indicare il numero di decimali davanti. Quindi, percentuale F2 dovrebbe fare... percentuale tagliato, no aspetta, non mi ricordo, aspettate ragazzi, andiamo a vedere subito, era indicato su sulla C++ printf, riapriamo tutto, sì, mo andiamo a vedere come si taglia la, come si tagliano, mi sembra sì, esatto. Forse con uno degli operatori, un attimo, x, allora used percentuale fritto contiene decimal point, dovrebbe essere sta roba qua, quindi praticamente con non mi ricordo però sta cosa del vabbè, proviamolo. Deve essere fatta prima. Ah sì, esatto, no, prima, esatto, Alessandro c'ha ragione, no dopo ma prima, esatto. E tu che lo tratti male, buon Alessandro. Sì, se non mi vede più la seriale, va bene. Allora sai che hai combinato. Il punto è dove? Ah, macherato. Dopo il percentuale punto 2F. Percentuale sicuro? Punto 2F. Che cacchio? Ma non mi pare, c'è solo da mettere... Niente, c'è qualcosa che non quadra intanto. Stacca e riattacca l'RP. Sì, è successo qualcosa alla seriale di Linux comunque. Hai voluto usare troppo. Sì, esatto, ho voluto usare. Vabbè, allora intanto questo riparte, quindi se... Ok. Quindi dovrebbe funzionare adesso, ok. Dovrebbe. E infatti. Funziona. Ok. No, si era impallinato la seriale del PC. Vabbè, comunque, eccolo qua. Il punto. Il punto e la virgola. Comunque, sì, esatto, senza punto, scusami, che genera, perché io lo uso senza punto, mi sembra. Cioè, ma credo che sarà la stessa cosa. Credo che se ne accorga da solo, credo. No, cioè serve il punto per forza, però. Mi sfuggiva il discorso del punto, sinceramente. In realtà non ricordavo male, ricordavo la percentuale, l'F e davanti il 2.
Però vabbè, comunque in ogni caso questo taglia i decimali, per chi non lo avesse capito. Taglia i decimali davanti all'intero, ok? Quindi, cioè, dopo l'intero. Siccome stampando un float a tutti quei decimali, facendo questo meccanismo qua, succede che ti taglia tutti i decimali e fa un valore un po' più pulito. Allora, metti 444 come valore e lascia 2F. Secondo me hai il problema come a me del bootloader. No, non è il bootloader, sono seriali del PC quelli. Comunque, in ogni caso, basta mandarla, cioè sì, mandarla in bootloader quando ti compare la schermatina con i file dentro, poi la riavvii di nuovo e funziona, ma è un discorso di seriale quella là. Serie della mutua, sì, esatto. Seriali della mutua, esatto. Comunque, ragazzi, queste sono, vabbè, bene o male, sprintf e printf, poi andiamo a vedere che, come ho detto, c'è pure fprintf e ci sono qualche altra funzione che ci può essere utile. Tra l'altro ci sono delle funzioncine per fare questo lavoro qua, questa, diciamo, cioè crearci una nostra funzione printf, utilizzando vlist e qualche altra cosa. Adesso poi andremo a vedere quella roba là. Però intanto, dai Mirko, metti il valore float 4 e buttaci. Sì, ok, facciamo esplodere sta roba, vabbè. Che stai facendo? Sta... valore float. E così almeno si rende importante, dai, su, dobbiamo dargli pure a lui la soddisfazione di fare cose che non. Sì, no, ma non ho capito che. Che cacchio sta facendo? Fa che praticamente 6, tira 0, fuori 0, 0, 6. Così sì, randomico. Sì, tira una... un no, non è random, ci avrà un senso, però no, non lo sto capendo adesso. Vabbè, mettendo così è come a prima. Visto il 6? Visto il 6? Sì, che è il numero del diavolo. No, però mettici 3 tanto per andare da finire. No, ma ti sei portato il no, ma il 6 già stava pure davanti. Se metti 3 per dirti, no, io dico 3, il 3 al posto del percentuale dei 2F. Secondo me, okay, mo esce 444.300003. No. Che approssimazione, che è? No, 4 4 4 2 9 9 8. In realtà arrotondato, esatto. Non so, arrotondato in difetto, non lo so perché. Vabbè. Non spiega, so perché ti comporti così. Spiega, Alessandro. Non mi riesce a rompere le scatole. Se metti 3 qua ti taglia, no, non ti taglia niente in questo caso, cioè ti serve il punto, comunque, come diceva Alessandro, ti serve il punto per indicare che punto 2 dopo la virgola. Addio, ho fatto danni, ci ho fatto mettere 3 e ha crashato un'altra volta, Mirko. Non mi ammazzo. Mi sa che non mi ammazzo. O so io che sto fuori? No. E stiamo a 2. Stasera, salvo imprevisto, sta mietendo le sue vittime. Sì, ma io non so buono a fare la live. Che vedo? Che vi dico? Che vi posso raccontare? No, è la faccia che è bellissima. Guardate la faccia della... no,
lo ha cacciato. Va bene, non so manco come ridurmi. Vabbè, posso manco ridurre. Bene, e niente, ragazzuoli. Io nel frattempo ho richiuso pure l'ID d'Arduino, quindi neanche posso continuare a fare i test a vedere se a me mi dà problemi o altro. Potremmo provare a vedere se mi riesce a dire. E più o meno mi sa che quella è la strada. Sì, perché noi ancora, forse domani invece facciamo il montaggio di quello di Mirko, la nuova postazione di lavoro, dove dovrebbero uscire cose molto belline, se tutto va secondo i piani. Allora, comunque percentuale 2F sarebbe che me mi ha chiuso tutto. Aspetta, mi avrò aperto l'ID d'Arduino. Percentuale 2F sarebbe la larghezza minima dell'integro. Eccolo, è niente, eccolo, raga. È niente, raga, è una roba assurda. Ho fatto mettere un 3, è andato proprio mio format PC, printf format PC. No, raga, è proprio, non so perché, ma il kernel di Linux va in crisi. No, se pappina e non riesce più a funzionare. Allora, non comunque, Alessandro ha spiegato che cos'è. Percentuale 2F sarebbe la larghezza minima dell'integro, mentre dopo il punto è la precisione, quindi sì, è un arrotondamento. Ok. Abbiamo imparato una cosa. Quindi sì, tre bien. Comunque, esatto. Comunque, ragazzi, vabbè, alla fine avevamo finito. Che bel gioco di parole. Tempo che. Vabbè, comunque a posto questa roba qua. Va bene. La prossima, vediamo fprintf, vediamo un po' come, in realtà no, aspetta, per fprintf però bisognerebbe aspettare di arrivare a embed OS, perché il discorso è che dobbiamo gestire la micro SD, per esempio. No, lo possiamo scrivere sopra, aspetta, possiamo scriverlo sulla memoria del Raspberry, e poi non so, ma credo che si possa... si possa scrivere il file direttamente dentro la memoria del Raspberry Pi, cioè, nel senso, facciamo il file di log, per esempio, ci attacchiamo un sensore e il file di log lo salviamo sopra la memoria della scheda proprio, e poi dovremmo avere la possibilità anche di tirarla fuori dalla USB. Quindi riattaccandolo poi all'USB, tipo una pennetta USB, devi il file di log. Non sono sicuro, però dovremmo riuscire a farlo, quella roba là. Però non la facciamo adesso, allora, perché è un po'... già rientra nelle cose un po' più complesse. Cioè, complesse, in realtà si fa abbastanza velocemente. Però la facciamo quando arriviamo magari a degli argomenti... agli argomenti un po' più cicciosi. Ebbene, se ci stanno domande, scrivetele in chat. Intanto Mirko dice, casomai ti scrivo due... Sì, Mirko dice. Alessandro dice, casomai ti scrivo due cose riguardo Arducraft. L'hai no, mo entri dopo live. Solo che hai il first system di mezzo. Sì, no, ma si può fare, però, cioè, che c'hai il file system di mezzo non è una delle problematiche, insomma, si può fare comunque quella roba là. E ok, se qualcuno ha domande potete scrivere, che poi quando c'è Alessandro in chat riempie la chat.
C'è solo Alessandro. Oh, cavolacci, porco cane. Sta chat si chiamano tutti Alessandro, si chiamano. Sono tutto Alessandro. Riempio la chat e faccio crashare le live. No, non devi fare sta roba, Alessandro. Comunque, se non ci sono domande, ragazzi, stacchiamo e andiamo nel dopo live. Così sì, almeno entriamo un po' prima. Andiamo un po' prima e non ci. Ma guarda, si può fare pure stack, blocca utente momentaneamente e non scrivi più niente. Perna bam. Stefano Poggi dice tutto chiaro, meno male, meno male. Da 1 a 0, quanto è utile questa funzione, queste due funzioni che abbiamo visto stasera? Perché secondo me ci sta, perché possono sicuramente risolvere un po'. Io non ho capito niente, vabbè, ma quello non è colpa di chi ha spiegato, ma di chi sente. No, è colpa di chi ha spiegato. No, Alessandro. Ah! Puoi spiegarmi come fare tutto ciò a livello di transistor? No, quello me lo spieghi tu in realtà, perché... tutto ciò a livello di transistor, cioè lui vuole fare queste cose con i transistor. Poi chi gliele paga non lo so, Sto tempo no, sprecato a fare cose... per il transistor. Ah, ok, vabbè, niente. Alessandro comunque sia, gli vogliamo tanto bene. È una personaggina a modo. Rompe un sacco le scatole perché non ha... sa un sacco di roba, però non riesce ad esprimersi meglio che non rompere le scatole. Va bene, comunque, ragazzi, ci vediamo nel dopo live. Per chi vuole su Discord e niente, c'è mercoledì, facciamo la live classica, cioè una live scialla in realtà, non la live classica, sì, una live classica senza argomento, e mercoledì impariamo Arduino live, ragazzi. Dovremmo fare a breve un'altra live sul machine learning e non spoilerò niente, però dovrebbe essere bello, poi c'è un ospite poi. Nel dopo Pasqua, sì, esatto, Alessandro, nel dopo Pasqua. Comunque, ragazzi, grazie a tutti quelli che sono rimasti a vederci, ad ascoltarci. Grazie per il supporto, sì, in realtà io stasera non sono stato molto presente. Ragazzi, intanto voglio ringraziare apertamente chi ha fatto le donazioni per la maglietta e sì. Ha acquistato le magliette, sono arrivate le donazioni pure cicciose, grazie ragazzi davvero, e cioè ha acquistato le magliette, in realtà la donazione il link glielo lasciamo in chat, che potrebbe essere... Dice Alessandro, io aspetto le tazzine. Arriveranno pure le tazzine, Alessandro. Voglio vedere se ne prendi qualcuna. Ma le tazzine poi perché faccio? Loyal con la Y. Sì. Dove sta? E quindi grazie infinite. Per chi vuole, ecco il link arriva. Un attimo, sì, fai. Non lo trovo. La cosa bella è che potete fare qualsiasi somma di donazione, quindi non vi sentite in dovere di fare grosse cifre, mettete lì e potete prendervi la maglietta. Ve la spediamo entro i 30 giorni dalla donazione, ma poi siamo abbastanza veloci. Già chi ha fatto la donazione la settimana scorsa. Già le ha ricevute dopo qualche giorno, non facciamo aspettare più di tanto. Cronologia, in che senso non l'apre?
Alessandro ci ha caricato eccolo, anche se non lo carica. Ah, ok. Messo loyal. Okay. Ah, io scrivo royal. Ecco perché non lo trovavo. Vabbè. Sì, royal. Come si chiama quel gioco? Veramente era James Bond. No, James sì, Bond, royal. Vabbè. O no? Royal. Non mi ricordo. Ti vedi molto, molto pixelato adesso. Sì, a me sta andando un po'. A putacchia. Ah no, quello è Casino Royale. Vedi che c'è stato un James Bond, okay. Casino Royale. Io ho ragione. Comunque, ragazzi, il sito è quello. Potete appunto fare davvero una donazione, qualsiasi somma, e vi spediamo le magliette. Ragazzi, grazie infinite ancora per chi è rimasto qui a darci compagnia, e ci vediamo venerdì e poi mercoledì e chi vuole solito... Noi siamo in dopo live adesso, salvo imprevisto, sempre salvo imprevisto. Ciao ragazzi, grazie internet... di tutto, e ci vediamo alla prossima. Mi sta abbandonando internet, aiuto. Ok, stoppiamo adesso. Ciao. Aiuto.